L'11 ottobre del 78 Nancy regala a Sid un coltello con una lama da 13 cm, dice per autodifesa. Vivevano in un posto che era un ritrovo per tossici spacciatori, il Chelsea Hotel di New York. Sull'impugnatura questo coltello ha un giaguaro intersecto. Loro abitano nella stanza numero 100 di questo hotel, ma passano la serata nella stanza 119 con tale Leon Webster. Poi a mezzanotte vanno a letto. Alle 2:30 chiamano uno dei loro abituali spacciatori, un tossico che diceva in giro di essere un attore. Vogliono comprare un derivato della morfina, ma lui non ne ha. Nancy allora chiama Leon Webster, col quale avevano passato la serata, per avere della marijuana, ma quando l'amico si presenta alla porta non apre. Leon sente dei rumori, bussa ancora, ma poi se ne va. Verso le 5 Sid ha un alterco in corridoio con un addetto dell'hotel a seguito di una lamentela di un inquilino del piano di sopra. Verso le 7:30 l'inquilina della stanza 102 viene svegliata dai lamenti di una voce femminile. Alle 9:30 una telefonata anonima proveniente dall'esterno dell'hotel avvisa alla reception che ci sono dei problemi nella stanza 100. Poco dopo anche Sid chiama la reception dando l'allarme. È in stato confusionale e biascica qualcosa riguardo a un incidente. Nancy era gomitolata sotto un lavandino. È morta e presenta una singola ferita da taglio all'addome. L'autopsia rivelerà che ci ha messo quasi 3 ore a morire a causa di un'emorragia interna. Tutti il giorno dopo, dalle autorità ai media, incolpano Sid dell'omicidio. Amici e parenti invece parteggiano per lui, difendendolo a spada tratta. L'accusa non si sofferma neanche per un momento sulle diverse testimonianze che lo descrivono il giorno dell'omicidio completamente fatto e incapace di fare altro se non stare sdraiato nel suo letto. Inoltre, nessuno riesce a spiegare dove sia finita l'elevata quantità di contante, si parla di più di $20,000, no, sterline, scusate, di cui Nancy ha più volte parlato nei giorni precedenti. Com'è possibile che in tutta la stanza dell'hotel nella quale viene rinvenuta, pulita e appoggiata sulla valigia accanto all'ingresso l'arma del delitto, vengono trovate solo poche impronte digitali e per giunta tutte e solo di Sid? Se quel posto era stato frequentato da decine di persone tra tossici e spacciatori notte e giorno. E perché Nancy, ferita, si è nascosta sotto il lavandino del bagno? La giustizia comunque sembra essere contenta di aver trovato il colpevole e il 14 ottobre Sid viene rinchiuso a Riker Island. Sua madre, Ann, vende la storia al Washington Post per riuscire a racimolare i soldi e andare a trovarlo. Rilasciato su cauzione, Sid viene affidato alla custodia della madre, tenta diverse volte il suicidio, tagliandosi le vene e assumendo grandi quantità di metadone. Dopo essere stato rilasciato, aggredisce Todd Smith, il fratello di Patti Smith, la cantante. Viene rinchiuso nuovamente, scarcerato nuovamente, e il 1 febbraio raggiunge la madre a casa della nuova fidanzata, tale Michelle Robinson, che ha conosciuto 4 mesi prima. Viene accolto con una festa di eroina pura all'80% comprata da sua mamma. Non sappiamo se la colpa sia stata della
eroina troppo pulita che iniettata in un corpo in via di disintossicazione ha causato l'overdose che lo ha ucciso. Fatto sta che Sid muore il 2 febbraio 1979 all'età di 21 anni. Non c'è una tomba né un luogo di sepoltura per Sid Vicious. In una delle svariate interviste che ha rilasciato sua madre prima di morire, ha detto di aver scavalcato nottetempo i cancelli del cimitero dove Nancy riposa e di aver rovesciato quel che rimaneva delle ceneri di suo figlio sulla tomba di lei.